Siamo agli spettacoli, Notte Gipsy ieri a Mola di Bari, pubblico in delirio per l'Orchestra Zigana di Budapest, la più popolare orchestra ungherese, un primo violino travolgente, Vito Marinelli. La prospettiva scenica è di una semplicità estrema, un angolo retto di un portico, una quinta con il logo dell'Agimus Festival, un piccolo palco nel chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari, sette musicisti in abiti tradizionali zigani e lui, il signore del violino gitano, Antal Shalai, ospite della rassegna organizzata da ormai oltre 20 anni dall'Associazione Giovanni Padovano, con un repertorio tutto incentrato sulla tradizione musicale ungherese, paese di origine della formazione, un estratto dell'accreditata Orchestra Zigana di Budapest, da lui fondata e conosciuta a livello planetario, dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Spagna al Giappone, artefice di una profonda operazione di recupero della musica popolare magiara, che in passato tanto influenzò compositori e musicisti come Liszt e Brahms, giusto per citare un paio di classici. Shalai è figlio d'arte, nato e cresciuto in una famiglia di strumentisti. Ha cominciato a studiare violino all'età di 5 anni, diplomandosi poi al Conservatorio Reale di Bruxelles. A 15 anni i primi riconoscimenti internazionali. Oggi ne ha 34 ed è considerato uno dei violinisti più importanti al mondo, con 7 album alle spalle, 3 dei quali dedicati alle composizioni per violino di Béla Bartók. Intanto l'Agimus Festival continua a squadernare il suo lungo programma di concerti ed esibizioni, inaugurato una settimana fa con il pianista Yuri Kane e che si conclude chiuderà a novembre con le corde del violoncello di Giovanni Sollima. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio, sempre al chiostro di Santa Chiara di Mola di Bari, con l'orchestra della Magna Grecia in un galà dedicato all'operetta e al musical.